Live sotto porta show estate, terza puntata, 29 luglio 2016. Siamo live, ci dilunghiamo ancora un pochettino perché, come abbiamo detto, puntata a rovente e appunto continuiamo sulla falsariga di questa puntata, bella calda calda calda, con Francesco Bevacqua, napolegno. Ciao Francesco, ben ritrovato, come stai? Tutto bene? Buonasera, buonasera Raffaele, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciro Gaipa, Napoli Calcio News e anche Ciao Federico Francesco, Mancini. ciao Francesco, ciao. Allora, parto io prima con la prima domanda. Beh, abbiamo lanciato un bell'hashtag buoni e cattivi. Allora, i buoni e cattivi potrebbero essere Higuaín, De Laurentiis, potrebbe essere qualsiasi cosa. Per te chi è il buono e il cattivo della situazione in tutto questo marasma napoligno? Anzi, napoletano, pardon. Allora, io spero di non, come ti dicevo, io spero di non sprecare perché la situazione è veramente tragica, nel senso che comunque io non credo ci siano buoni in questa situazione, e lo Solo spiego, cattivi. sono cattivi, Solo ma cattivi. ve lo spiego subito perché comunque è successo che la questione dell'ingaggio di Guarini da parte della Juventus si poteva chiudere con le firme, la conferenza stampa e basta. La situazione non poteva non andare avanti, noi facevamo la nostra vita, il nostro ritiro. Purtroppo c'è stata questa conferenza che io non mi aspettavo e in cui poi diciamo, ha gettato benzina su quel po' di fuoco che comunque era rimasto attivo e l'ha fatto nel modo sbagliato, nel senso che ha dato un assist. Mi sentite? Perché Sì, non non si ti preoccupare, sente? ti sentiamo forte e chiaro. Perfetto, l'ha fatto nel modo sbagliato perché ha dato un clamoroso assist a De Laurentiis per una risposta che era ovvia, quella che poi è arrivata oggi. Però c'è da dire, in quanto a comunicazione, sia Higuaín sia il fratello si sono comportati come due figli perché, come dicevo, hanno dato un grosso là a De Laurentiis che quando si tratta di parlare, quando si tratta di fare comunque uno spettacolino mediatico, comunque un rumore mediatico, nessuno deve insegnargli niente. E l'hanno fatto nel modo sbagliato perché non hanno detto quello che fondamentalmente tutti vorremmo sentire, cioè le vere motivazioni per cui Higuaín è andato via. Perché se lui parla di denaro, allora non ci siamo perché prende lo stesso che gli era stato offerto a Napoli. Se lui parla di problemi personali con Zavrin, cosa che sembra, allora deve dire tutto. È Perché vero. altrimenti se non dici niente, se dici metà della situazione, allora passi da parte del torto e poi ti meriti risposte come quelle che sono arrivate oggi. Che però, analizzando, ci sono delle cose inconfutabili, cioè nel senso non è che te la puoi, non è che può passare liscia una cosa del genere, Certo. dicendo che comunque, diciamo come ha detto il fratello, la squadra non era all'altezza, quando comunque ti è stata data la possibilità di arrivare a un record incredibile personale di cui godrai solo tu fondamentalmente, e invece ci sono stati gli assist fantastici, comunque anche contro Sinone dubito che Higuaín ci ha fatto tripletta, se non ci fossero state azioni incredibili di Allan, di Mertens, e poi come dire, per una questione di anche quando successe la questione con l'Udinese, veramente caso gli stanno vicino. Voi sapete, leggendo il napoligno, come io la penso De Laurentiis, però Sì. non gli si può dire proprio niente oggi, perché parliamo di piatto. Ha detto delle cose giustissime e poi ha detto una cosa sbagliata. Cioè, nell'ultimo punto, Il lui ha punto fatto 5. il punto 5, ha fatto il manganello della situazione, Quello su cui non mi trovo d'accordo con lui, infatti. esatto, e si è eletto a capopopolo, cosa che non è. La settimana prima ci viene a dire che 12 anni fa, scusate, mi passate il termine, ma tanto l'ha detto lui, giornalisticamente ci No, sta, no, no, diciamo, riporta nell'assenza. testualmente. Appunto, io riporto testualmente quello che ha detto De Laurentiis, Amendori, che certo. stavamo 12 anni fa nella merda, non puoi venire poi a diciamo, a parlarci di orgoglio e di storia Ecco, la napoletana, cioè nota non fare, dolente. non sei proprio nessuno Coerente, per certo. venirci a dire queste cose. Quindi io non trovo nessun buono in questa situazione, anzi. Non solo ci sono due cattivi, perché comunque io continuo a pensare che in questa situazione è impossibile che nessuno sapesse che ci fosse una trattativa in atto con la Juventus, al di là del fatto
fatto che la clausola comunque è un prezzo, è un cartellino attaccato al giocatore, un cartellino del prezzo attaccato al giocatore, ma è veramente impensabile che non si sanzioni prima questa cosa. Mm. E soprattutto tu, società, comunque sei dalla parte addotta perché ti sei fatta trovare impreparata, certo. Ed ora stai brancolando nel buio. Io veramente non capisco l'acquisto di Milik, cioè, veramente non. Non ti piace? Tu dici che non è un acquisto, diciamo, top? È una copia di Gabbiadini. Mm. Non ci sta niente da fare. E quindi la risposta viene automatica: Gabbiadini out. O no? Ma per me, per forza. Cioè, io sono estimatore di Gabbiadini. Cosa fanno entrambi? Cioè, manca una prima punta a Napoli. Adesso vogliamo sperare nella fortuna solida del presidente. Il Milik si trasforma in una prima punta. O Gabbiadini dà delle certezze in più rispetto a quello che ha fatto fino all'anno scorso, ma io non me la sento di iniziare, cioè non me la sentirei di iniziare una stagione con dei punti interrogativi così grandi. Al momento abbiamo due attaccanti di piede sinistro, due attaccanti che non attaccano chissà che lo spazio, che sono un po' legnosi, diciamo la verità, non hanno questo scarto, questa velocità di pensiero. La progressione, certo. Esatto, e quindi non saprei cosa farne di tutte e due. E a quel punto dobbiamo sperare veramente che il presidente abbia in pugno i carichi, pur con una valutazione che non sta né in giro né in terra, e che i Gabbiadini, da questo lo dico da rispetto, a me piace Gabbiadini, ma lo dico da diffuso, cioè dobbiamo partire con una squadra completa. Punto spero che ci sia questo avvicendamento della Gabbiadini di Icardi, perché altrimenti non credo andiamo da qualche parte. Mi piace dirlo, ma ho capito. Non credo che sia una rosa completa in attacco, certo. Manca una punta centrale. E anche qualche altra cosa, però poi sviscereremo anche questo argomento. Ciro Gaipa, una curiosità per te? Sì, ciao Francesco, volevo chiederti, ma a questo punto, visto che manca la punta centrale, secondo te alla fine si concluderà la telenovela Icardi, arriverà a Napoli, oppure bisogna cambiare obiettivo? Allora, io mi auguro che Napoli possa acquistare Icardi, ma non alle cifre che stiamo sentendo, non alle condizioni che stiamo sentendo, no? Perché i soldi siano miei, sinceramente li può buttare tutti i soldi, perché sono uno di quelli che pensa che debba spendere. Però sono anche uno di quelli che, amando Napoli, spera che ci sia un futuro più radioso di quello che di quello attuale, certo. Di quello attuale, che è possibilissimo. E buttare la cifra guadagnata con Higuaín per il solo Icardi non mi sembra, comunque le condizioni di stipendio che gli sono state prospettate, non mi sembra una mossa più giusta. Il mio ripianto è Immobile, perché con 9 milioni lo portavi a casa, che comunque era sì un ridimensionamento, ma comunque Immobile è uno che ha già fatto il capocannoniere in Serie A. Non capisco perché non aver puntato su di lui, visto che la Lazio lo ha preso fioccando le dita praticamente. Infatti. Tra l'altro senza spendere una dita fino adesso, quindi perché comunque l'ha preso in prestito. E poi, vabbè, oggi c'è stata questa nuova puntata di un'altra telenovela, che è quella in che non è il segreto, perché Gonzalo in quel caso l'ha risolta già. Sì, esattamente. No, in questo caso c'è stato Toib che ha fatto le dichiarazioni veramente senza senso. Ha detto: ci auguriamo che i numeri siano più che 60. Cioè, cosa vuoi dire? Vuoi dire che c'è un prezzo per i tardi? Cioè, non aveva proprio senso questa intervista che ha fatto, forse il fuso orario, che non può, chissà, comunque probabile. Non si capiva cosa volesse dire, però secondo me si sono rotte le giarrettelle in casa Inter, quindi non so se Mancini andrà via, ma secondo me si sono messi d'accordo per far partire i cardi, perché è l'unico modo per risanare dei problemi. Esattamente. E oltre a fare calciomercato, chiaramente. Francesco, perdonami se ti interrompo, c'è anche il buon Federico che ha una domanda per te. Sì, Francesco, volevo sapere da te una tua opinione alla luce di questi eventi, cioè praticamente il fatto che il Napoli continua a perdere delle pedine dopo averle formate in casa. Parliamo di Cavani, Lavezzi e oggi Higuaín. Ecco, secondo te qual è l'atteggiamento del tifoso? Cioè, alla luce di questo avvenimento,
Cioè, è una rabbia che ci deve passare, oppure secondo te è occasione per iniziare una forma pacifica di protesta per far capire, come si dice a Napoli, che canisci un fesso? Ecco, Cioè, come. come ci dobbiamo porre noi tifosi napoletani? Tema che affrontavamo ieri e lo affrontavamo senza sapere che pesci prendere fondamentalmente, perché io quando il giorno dopo della, diciamo, dell'acquisto di Higuaín da parte della Juventus ho detto questo è l'anno zero e l'ho detto con cognizione di causa, nel senso che sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento Certo, diciamo, da anche perché c'era detrattore una che clausola, sarebbe. quindi sarebbe arrivato in un modo o nell'altro. Esatto, sarebbe arrivato prima o poi questo momento. Da detrattore di De Laurentiis sapevo che prima o poi quello che noi diciamo, noi come la Mourinho, ma io personalmente dico da tanto tempo, si sta verificando adesso, cioè che non c'è una progettualità, non c'è un progetto, non c'è un progetto strutturale, non c'è un progetto economico, non c'è un progetto sportivo. E sta venendo a galla tutto quello che, come dire, che ci aspettavamo. Sì. E io ho detto, diciamo, a sangue caldo ho detto c'è bisogno di una, diciamo, di una protesta, c'è bisogno di qualche forma di protesta da parte dei Quindi tifosi. sei d'accordo con Federico? Sono d'accordissimo e non mi sembra che la forma migliore sia quella, diciamo, che la curva vorrà mettere in atto domani, comunque il primo agosto. Sì, mi pare il 31, non vorrei sbagliare neanche io in questo caso. Durante il A festeggiamento ridosso dei il lunedì 90 anni, primo sì, agosto, ecco, esatto, esatto, sì. per il festeggiamento dei 90 anni ci vuole qualcosa, purtroppo per far male, volendo parlare In senso diciamo sportivo, esatto, in senso eh. sportivo e in senso economico, perché comunque quello che sto per dire, non so se piacerà, però è quello che comunque penso, Spara. cioè per far male a De Laurentiis mi devi colpire la tasca, non ci sta niente da fare, perché lui Ah, e allora l'unico modo per colpire De Laurentiis è fare la disdetta a Sky e ma non Mediaset. Ma solo, no, dici di no? non solo, perché comunque, allora, se io penso alla mia situazione personale, io nell'ultimo anno ho acquistato 10 prodotti merchandising, il prossimo anno comprerò 0. Allora, sono andato 4-5 volte allo stadio, quelle volte che la mia tasca permette, e non ci andrò più. Lo stadio deve rimanere vuoto, almeno per un paio di partite, per 3-4 partite, non fa niente che la squadra si sentirà, Ma sola, ma purtroppo è una cosa che dobbiamo fare. Benissimo, io non sono pronto a disdire l'abbonamento Sky, ma sicuramente sono pronto a fare adesso con le varie amichevoli che ci sono in pay per view, a non spendere un euro, finalmente me le sono comprate tutte. Non sono più pronto, come dire, a spendere un euro per rifocillare il tasto del presidente che non sia qualcosa che faccia male a me stesso. Se io disdico l'abbonamento non vedo neanche le partite in televisione, sto facendo del Ecco. male a me stesso e questa cosa non mi sta bene perché, In tutto ciò è come dire, certo. anche se purtroppo sappiamo che comunque i proventi maggiori provengono dalla Pay TV, però Esatto. c'è qualcosa che dobbiamo fare perché non è pensabile che andiamo avanti a farci prendere per i fondelli e, come dire, a subire ogni volta dei proclami che poi vengono seguiti dal nulla più Ecco. totale oppure da incoerenza totale come quest'estate. Quindi qualcosa bisogna fare. Cominciamo dalle piccole cose e secondo me, questa è una cosa importante, una considerazione che facevo l'altro giorno, Sì. avete visto che Sky ha già messo due amichevoli in chiaro, Sì, cosa che sì, sì, sì. Gli anni scorsi non è accaduta. Avete visto che a Di Maro è saltata la presentazione? Sì, Avete visto che a Di Maro sono in regalo i biglietti per Napoli Milan? beh, anche Non per si è me, sì. mai vista una cosa del genere. Quindi Sono c'è in un clima regalo i biglietti per particolare. Napoli C'è un Milan? clima particolare, dice Federico, effettivamente. Sì, c'è un clima particolare in cui, e anche noi l'abbiamo scritto in un post, forse il post più seguito della storia del Napoli, non so, perché poi io sono entrato da relativamente poco, abbiamo scritto l'altro giorno, avendo notizie di prima mano, che c'è un clima tifo, c'è un clima tifo da parte dei dirigenti, c'è un clima tifo da parte dei tifosi, non è vero che comunque, perché abbiamo anche amici che sono stati a Di Sì. Maro, persone che fanno parte del gruppo e sono stati a Di Maro, non è vero quello che molti vogliono dire, che ci sono, come dire, applausi al presidente, non è vero assolutamente, c'è
lo sciogliere con le interviste al Corriere, con Sky che regala le amichevoli che fino adesso non era mai successo, e voglio vedere cosa accade con Nizza adesso, sarà molto importante perché allo stadio non si è venduto un biglietto praticamente. No, purtroppo no. Voglio vedere come continuerà questa cosa, perché sicuramente alcuni indizi ci fanno capire che il presidente ha dovuto fare delle scelte in base, o comunque come dire, per arginare un clima molto teso, e credo che lui si sia accorto che l'ha fatta un po' fuori dal vaso, comunque l'ha sta facendo un po' Beh, fuori dal vaso. sembra proprio di sì. E quindi mi trovo assolutamente d'accordo con te, dico. Poi vorrei anche sapere voi cosa ne pensate, diciamo io trovo ottimo e gli altri ragazzi a Napoli si trovano in una situazione in cui non sappiamo come noi tifosi possiamo reagire a questa situazione, al di là di quello di cui abbiamo già parlato, quindi merchandising, Sì, biglietti, sì. eccetera, eccetera. Quindi mi piacerebbe sapere anche voi cosa ne pensate. Chi risponde per primo? Ma no, sì, Ma insomma, io ci sono sono varie d'accordo. forme, Sì, secondo io sono me. d'accordo con quello che appunto ha detto Francesco. Io credo che questa volta l'avevo notata anche io, il fatto, insomma, delle amichevoli trasmesse in chiaro, del biglietti omaggio, insomma, una serie di iniziative per cercare di stemperare un po' la tensione. Infatti, credo che magari si possa. Non è stata ancora annunciata La questa cosiddetta cosa. operazione simpatia, Sì, possiamo non è dire. stata ancora annunciata questa cosa, però magari immagino per chi acquisterà la partita col Nizza in pay-per-view, magari gli regalano quella col Monaco, non lo so, posso Sì, prevedere una certo. cosa del genere, però In tal senso c'è quella del biglietto col mini sì, c'è abbonamento. anche la possibilità di fare allo Spero Sa, però insomma, ieri erano stati venduti 2000 biglietti, io credo che sarà il San Paolo più deserto degli ultimi anni, Senza proprio non si alcun era dubbio. mai visto inizio agosto nelle prime Anzi, di solito amichevoli, un 30.000, più o meno c'era, assolutamente, insomma. insomma, c'era sempre, Anche un quindi c'è un. 40.000, C'è ricordo. una sfiducia, un disamore, ma non nei confronti del Napoli, nei confronti di questa dirigenza, nei confronti del presidente De Laurentiis, e quindi bisogna trovare un modo per cercare di riconquistare questo amore. Non è facile, perché soprattutto nella stagione in cui vendi Gonzalo Higuaín non è No, facile, per nulla. e solo il campo può parlare, quindi ora aspettiamo il campo e vediamo insomma che cosa ci dirà. Io credo che l'unico giudice è il campo, quindi diamo fiducia a Maurizio Sarri, diamo fiducia a questa squadra e Alla vediamo squadra, sì. che cosa accadrà. Federico, tu che ne pensi invece? Cioè, io vabbè, penso che si è creato un clima per cui i tifosi, come dice Ben Ciro, sono bene attenti ad andare allo stadio, quindi ci Certo. sarà una nuova ripercussione a livello di abbonati, chiaramente, e intravedo anche il fatto che anche se il Napoli accumulerà dei risultati positivi, ripermarrà questo senso di disagio. Cioè, adesso il pubblico napoletano è diventato maturo, cioè sa che comunque sia Sì. non si deve far più abbindolare, quindi non sono finiti i tempi di Pulcinella, dove il tifoso era ammaliato da 4-5 risultati di fila. Io mi auguro e spero che sia così, cioè che Beh, a meno che non cambia qualcosa sul mercato o comunque nel modo di il modo di essere, ecco, gestire è insomma. quello che lascia un Certo. attimino perplessi, perché comunque francamente siamo un po' scocciati di Non essere poco. annoiati di avere subire questo trattamento, ecco. Certo, allora ti dico pure la mia, caro Francesco. Allora, io difficilmente credo rinuncerò alla Pay TV, anche se c'ho Mediaset, quindi quel poco che posso vedere cercherò di vederlo, anche se i due campionati purtroppo sono già assegnati, o almeno così sembra, quindi è da un po' in realtà che vorrei passare a Sky, vabbè, insomma, chi se ne frega, insomma, in tutto ciò. Nel mio piccolo, allora, è da un poco che non faccio l'abbonamento. Ma più che altro per motivi economici, e le partite le vedo a casa, e io qua ho due testimoni che sono Ciro e Federico, che sanno che il sottoscritto è un accanito, però di pari passo non ho il portafoglio a fisarmonica, quindi mi regolo di conseguenza, perché la passione non vuol dire essere appunto fessi, può anche essere vedere la partita in compagnia, può essere anche questo, e beh, Io insomma. penso in ogni Credo caso che che un po' si. di contestazione ci possa essere, però. Ma relativa, perché poi sono poche persone allo stadio, Fra quindi l'altro, insomma. vabbè, insomma, No, vabbè, ci è una saranno delle protesta vite silente. non vale neanche a Si protestare. creano dei punti di ascolto a livello di bar, e quindi non ci si farà più l'abbonamento personale, ci saranno anche una Quindi delle ripercussione. alternative a tutti In gli ogni effetti. caso, vedi, intravedo questa pista. Anche perché mi pare che ad oggi sono stati venduti 400-500 abbonamenti. Cioè, rendiamoci Veramente al conto. minimi storici, poi me lo Esatto, però anche ricordo. se da questo punto di vista, e converrà anche il buon Francesco, il Napoli non ha mai puntato No, sugli puntato sugli abbonati, abbonamenti. anzi. Ma perché non, perché De Laurentiis non punta gli abbonati? Esatto.
fondamentalmente lui punta al pienone nelle partite di cartello Ecco, ed ecco, ecco. è anche quello un segnale forte. Cioè, io mi dico come ragiono da tifoso, mi Sì. vado a vedere le partite per una questione economica, cioè non c'è niente di male a dirlo. Le partite che il presidente mette a prezzi più bassi magari, Napoli-Chievo, Napoli-Siena, mi ricordo partite che sono andate a vedere, Napoli-Empoli, Napoli-Genoa, Quelle partite non di cartello, ecco, quelle diciamo. partite non di cartello. E invece non sono andato mai a vedere quelle partite, a parte qualche rara occasione, quelle partite di cartello in cui lo stadio è pieno. Preferisco comunque vedere Napoli dal vivo, a volte, quelle volte che posso vederlo magari anche meglio per stare attento alle questioni Ecco, tattiche. perché poi allo stadio purtroppo non c'è neanche una grande visuale in tutto ciò. Esatto, anche per quello, cioè io mi ricordo andai a vedere Napoli Inter il giorno in cui siamo arrivati in quel gol di Zuniga, in cui siamo andati In Champions, sì, gran in bel ricordo. Champions, e io non mi ero accorto del gol di Zuniga, erano in curva in Perugia, e arrivo davanti ai cartelloni pubblicitari e vedo tutti che si agitano, tutta la curva superiore che si agitava, e dico, oh, ma che è successo? Poi mi sono accorto che Zuniga stava tuffando, insomma, non me ne ero accorto del gol. Però Atavico problema allo per stadio. dire cosa, nel senso, sarebbe un segnale lasciare pure quelle partite di cartello che fanno sempre il timone e che sono diciamo, il vero tesoro di De Laurentiis, perché se De Laurentiis non punta agli abbonamenti è perché quelle partite sono sempre, sempre, sempre piene e sono quelle partite che costano il doppio, il triplo Poi rispetto secondo me a un'altra Napoli. cosa, no, poi scusami Francesco, un'altra cosa che non è stata fatta e che non verrà fatta neanche quest'anno è questi mini santi abbonamenti per la Champions, Ecco, perché comunque almeno fino te ad ora. almeno questi li poteva fare, niente, neanche quest'anno avverrà questa cosa e quindi si punterà nuovamente alla partita di cartello singola di Esattamente. Champions perché tanto poi lo sappiamo che lo stadio sarà esaurito per tutte le tre gare europee, quindi minimo tre, insomma, che si giocheranno a San Esattamente. Ci Paolo. sarà la prelazione, Ci ma sarà poi la d'altronde gli prelazione, la abbonamenti prelazione sono per pochi, 10 quindi sono persone. quelli. La prelazione per 10 persone, insomma, quindi da questo punto di vista c'è una serie di mancanze, una serie di difetti di comunicazione, di strategie Non da anche poco. insomma, da parte del Napoli e non da poco. E ora i tifosi si stanno davvero, come diceva Federico, non si fanno più illudere, ecco, da 4-5 risultati di fila. Allora, ricordate quanto costavano i distinti con il Chelsea? Sì, 3-1? sì, A sì, sì, 100 sì. euro, i famosi Ah, 100 euro sì. con il Chelsea. Allora, se io prendo 100 euro e faccio 10.000 persone distinti, non sono i soldi che faccio con i mini abbonamenti, perché i mini Certo, abbonamenti si devono ecco. mettere soprattutto in questo momento storico a un prezzo ragionevole, Molto fondamentalmente. simbolico, sì. Anche perché gli abbonamenti al campionato non ne hai fatto neanche 1.000 per settore, quindi non capisco per dire, c'è stato pure un aumento dei prezzi, diciamo anche questo, c'è stato un Sì. aumento e tra l'altro è stato come dire, divulgato a livello di comunicazione nel momento in cui veniva ceduto Higuaín. Cioè sono delle cretinate a livello comunicativo che non stanno né in cielo né in terra, sono delle falle a livello comunicativo impressionanti. E questo noi lo dobbiamo contrastare perché altrimenti saremo sempre quelli che comunque non hanno notizie, sia a livello giornalistico sia a livello di tifosi. Saremo sempre quelli che vanno a chiedere, Presidente, ma chi ci compri? Ma che cazzo di domanda è? Ma che cazzo di risposta è? Scusate. No, no, Cioè, comprendo la tua rabbia. questa cosa che è successa a Di Marro, veramente un tifoso che magari è uno di quei tifosi che, cioè, perché lui Presidente davanti, Presidente, ma chi ci compri con i figli sono vicino? Ma che cazzo di domanda è? Questa è la risposta. Esatto, Cioè, sempre testualmente. ma ci vogliamo rendere conto di che cosa stiamo subendo da Beh. questo individuo? Ma al di là della Champions, dei secondi posti, dei bilanci in attivo, cioè stiamo subendo delle umiliazioni e questo deve finire. Cioè, il Napoli è il Napoli perché ha 6 milioni, 7 milioni di tifosi in tutto il mondo, forse anche di più. Tra l'altro, per entrare in un altro campo, ma diciamo, è successa anche un'altra cosa. Sì. Una società che, allora, abbiamo detto delle falle a livello comunicativo, che cosa è successo negli ultimi anni?
pochissimi anni di particolare a livello di merchandising. Non pensavo al merchandising, prima sì. ho affrontato sì. questo argomento. Che Napoli ha indovinato una maglia che faceva ribrezzo, se la guardavi bene, la maglia camo, la maglia sì. che però è stata la maglia che ha permesso a Napoli in Inghilterra, che è un posto in cui di maglie di acquistare maglie per intendere, nel senso è un posto in cui la gente ha la cultura di acquistare la maglia originale, dell'acquisto delle scelte originali delle squadre, ed ha superato Barcellona e Real Madrid. Pensa. Questo cosa vuol dire? In questione di vendite, diciamo in fatturato. Sì. Questo cosa vuol dire? Che quella maglia ha avuto successo. Allora, tu che cosa fai quest'anno? Vai a fare una maglia orrenda, tra l'altro una maglia che i tifosi non possono indossare, perché è una maglia tecnica, una maglia che se te la metti addosso, insomma, è un po' di pancia, non è che non sta così bene. Ecco, appunto. Sorvoliamo, dai. Questa è una cosa che a me fa capire che i tifosi, ma queste sono piccolezze, però mi fanno capire che i tifosi non vengono presi in considerazione. No. Cioè, io metto una maglia che mi permette, la cappa ha detto che questa maglia ti permette di non subire trattenute, ma il tifoso che gli interessa di questa maglia? Cioè, fai una maglia per la partita e poi fai una maglia, diciamo, di un altro da commercio, certo. Che i tifosi possono mettere senza problemi. Questa è una mancanza di rispetto per me. Il rispetto per i tifosi si vede dalle piccole cose. E questo c'hai pure, hai pienamente ragione in tutto ciò. Questa è la situazione, poi possiamo parlare da adesso fino a domani mattina di tutte le falle che ci sono. Ma credo che la puntata durerebbe credo almeno altre due ore. In tal senso, Francesco, poi chiaramente parleremo anche di tutte le vicende, perché comunque ci rimane ancora un intero mese per parlare di calciomercato e tanto altro ancora in compagnia tua e anche chiaramente dei tuoi colleghi del Napolegno. Io voglio ringraziarti anche per questa bella chiacchierata e appunto l'appuntamento è appunto rinviato anche alle prossime occasioni. Ciao Francesco, e io ti auguro un buon proseguo. Ringrazio molto. Ciao Francesco, un piacere. Federico, ciao. E ci sentiamo alla prossima, speriamo di avere notizie migliori da poter commentare. Speriamo bene, questo però non dipende da noi, ma dal Calcio Napoli. Ciao Francesco, grazie e un saluto ai tuoi colleghi del Napolegno. Ciao, ragazzi. Ciao.